12 febbraio 2002. Milosevic a processo. Quest'uomo è responsabile dei peggiori crimini conosciuti dall'umanità. Così la procuratrice capo del Tribunale Penale Internazionale dell'Aia, Carla Del Ponte, nella prima udienza del processo all'ex capo dello Stato jugoslavo Slobodan Milosevic. Capi d'imputazione: crimini contro l'umanità in Croazia tra il 1991 e il 1992, genocidio in Bosnia dal 1992 al 1995. In un discorso durato 35 minuti, Del Ponte accusa il dittatore serbo di aver causato immense sofferenze a centinaia di migliaia di persone per la propria sete di potere e definisce crudeltà calcolata, molto al di là dei limiti della guerra, le violenze che hanno sconvolto i Balcani. La corte è presieduta dal britannico Richard May. Dal processo di Norimberga, con i gerarchi nazisti alla sbarra, non si respirava in Europa un'atmosfera simile. Questo processo dà una potente dimostrazione del fatto che nessuno è al di sopra della legge o può sfuggire alla legge. La giustizia internazionale è in azione. Nato nel 1941, Slobodan Milosevic fin da ragazzo è impegnato nel Partito Comunista. Dopo una rapida carriera da funzionario statale, nel 1986 viene eletto presidente della Lega dei Comunisti Serbi. Il suo patriottismo, intanto, si è trasformato in un'ideologia nazionalista e populista, in nome e nel segno della Grande Serbia. Il processo contro di lui non arriva però a sentenza. Si estingue nel 2006 per sopraggiunta morte dell'imputato.